Buonasera, buonasera a tutti voi che siete in collegamento con questa diretta Facebook delle 18:45 che il sindaco dedica ai cittadini per in parte informarli sull'andamento del contagio del coronavirus e in parte anche per parlare di temi legati alla città e soprattutto per rispondere alle domande che vorrete farmi alla fine di questo breve collegamento. Allora, anzitutto ricordiamo che oggi è la 78ª puntata di questo appuntamento. Anche se fino a circa 3 settimane fa aveva la veste di una diretta mandata dalla televisione, da Teletruria, e aveva la forma della conferenza stampa, quindi era aperta alla fine alle domande dei giornalisti. Da qualche settimana a questa parte abbiamo cominciato a farla direttamente invece per i cittadini. Con Teletruria rimane acceso il canale di venerdì sera alle 21:10, in cui io vengo intervistato e mandato in diretta dalla televisione locale. Veniamo ai dati del Covid-19 nella nostra città, dati che definirei relativamente rassicuranti. Anche oggi abbiamo assenza di contagi in città e ricordo che io ora vi devo dare un quadro che è settimanale perché ci siamo visti l'ultima volta lunedì scorso e quindi il 15 di giugno. In questa settimana abbiamo sempre avuto contagi zero. Salvo martedì scorso, il 16, in cui in un giorno solo abbiamo avuto 3 contagi contemporaneamente. Peraltro contagi riconducibili a situazioni note. Uno era il congiunto di un contagiato noto e altri due sono due persone che venivano da fuori città e la cui identità era nota e abbiamo avuto la possibilità di sapere chi erano. Quindi non sono contagi nati dentro la città attraverso canali nuovi. Questo in qualche maniera ci mette tranquilli perché al di là del fatto che poi dopo quei 3 contagi consecutivi, diciamo nello stesso giorno, abbiamo avuto 6 giorni di assenza di contagi. Questo significa che la nostra città continua a essere indenne dal contagio. E ricordo anche che sono ormai passate 3 settimane dalla Fiera dell'Antiquariato e quindi da quel momento che per noi era particolarmente, non dico critico, ma attenzionato per quello che poteva derivarne dal punto di vista della diffusione del contagio. Ricordo quindi che i contagi nella nostra città ad oggi, dai 94 che erano lunedì scorso, sono passati con i 3 di martedì 16 e poi tutti i zeri a seguire a 97 contagi, quindi siamo al di sotto dei 100. Il risultato direi che è veramente buono. Non altrettanto può dirsi della provincia, che ha sempre mantenuto una contagiosità grande o piccola. Siamo partiti dai 3 contagi di lunedì, che erano tutti riferibili alla città di Arezzo, ma poi anche negli altri giorni abbiamo avuto due, poi uno, poi uno, poi uno. Quindi la provincia continua ad avere una presenza di contagi diffusa. Tant'è vero che il numero totale di contagiati in provincia a oggi è salito a 642. Ricordo anche per quello che riguarda le degenze nella nostra città che sono un po' risalite perché ovviamente tutte le volte che si trova un contagiato poi si fa vedere con chi è stato in contatto e si quarantenano o si mettono in isolamento domiciliare tutti i contatti che questo contagio ha avuto. Morale della favola, a oggi abbiamo 17 soggetti in quarantena in città di Arezzo, 14 adulti e ancora 3 minori. Vediamo subito che cosa è avvenuto nella regione. Nella regione abbiamo 2 ordini di grandezza sopra, cioè noi abbiamo quasi 100 contagi, in Toscana ce ne sono 10.211. La differenza rispetto al giorno precedente è soltanto di uno, ma questo ci dice poco. Se traguardiamo l'intera settimana, perché l'ultimo dato ve l'avevo dato una settimana fa, l'incremento settimanale è di 20 unità. Quindi ancora in Toscana il virus è in circolazione, non è completamente e compiutamente debellato. Per completezza, come facciamo sempre, come abbiamo fatto sempre nel passato, faremo anche oggi, commentiamo rapidamente anche i dati nazionali di oggi 22 giugno. Abbiamo i positivi ridotti a 20.637, con una diminuzione giornaliera di 335 casi in meno, quindi meno 1,6%. I deceduti sono purtroppo ancora, anche se poco, in crescita. Ci sono 23 italiani in più che nell'ultimo giorno hanno perso la vita per colpa del Covid-19 e quindi il numero totale di vittime in Italia è oggi di 34.657, 0,07% in più. I guariti sono 553 in più
e quindi complessivamente i guariti in Italia oggi sono 183.426, lo 0,29% in più rispetto al giorno precedente. Infine, il numero totale di contagi da inizio pandemia in Italia è 238.720, raggiunti con un incremento, questo è interessante come numero, di più 218 casi rispetto al giorno prima, quindi un più 0,09. 218 casi in più in Italia in un solo giorno non è poco, quindi non possiamo dire che noi siamo completamente fuori dalla pandemia. Purtroppo abbiamo ancora una componente in crescita positiva ed è quello che a me preoccupa più di tutti quando penso alla ricrescita del nostro sistema turistico. Ma di questo parleremo tra un momento. Fatemi dire subito anche che cosa è avvenuto nell'ultima settimana come attività della Polizia Locale, anche questo è un dato importante per far capire l'impegno che i nostri agenti mettono nel lavoro che svolgono. La settimana è quella che va dal 16 al 22 giugno. Sono state rilevate violazioni al codice della strada in numero 405, solo per divieto di sosta, numero elevatissimo, e verbali numero 283, per verbali si intende contravvenzioni a regole del codice della strada. Poi sono state riscontrate, ripeto, sempre in un arco settimanale, violazioni al regolamento di polizia urbana numero 5 e sono tutte per ubriachezza molesta, quindi ancora sto discorso del bere evidentemente è un qualche cosa che ci perseguita in qualche misura e quindi 5 persone sono state denunciate. Sono stati fatti controlli a Campo di Marte e Alpionta, sono state rilevate persone che detenevano sostanze stupefacenti, una è stata denunciata anche per sottrazione e danneggiamento di cose sequestrate. Sono stati controllati 11 esercizi pubblici, bar, supermercati, attività commerciali varie e sono stati effettuati i controlli al solito sui nostri parchi. In particolare, in questo caso, in questa settimana, ci siamo concentrati su Villa Severi, Parco Pertini, Parco Arno e Parco Modigliani. Sono stati fatti controlli mirati a Campo di Marte e a Pionta, che sono le nostre zone di massima attenzione, perché lì purtroppo si svolge questa pratica deteriore dello spaccio di stupefacenti e sono stati fatti controlli a Saione in via Nazario Saurio con presidio per identificazione di cittadini extracomunitari. Tutti i giorni le nostre pattuglie sono in giro e presidiano la nostra città con la massima attenzione possibile. Devo anche dire che il loro lavoro è sempre integrato dalle forze di polizia, da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza e quello che se ne ottiene è, consentitemi di dirlo, un non peggioramento delle cose. Da qui a ottenere un vero, sincero e dimostrabile miglioramento, soprattutto per quello che riguarda il traffico e lo spaccio di stupefacenti, forse dobbiamo ancora fare qualche cosa in più. Questo perché voi sapete che il traffico di stupefacenti, lo spaccio, è un assolvimento di una domanda di droga. Cioè non c'è dubbio che non ci sarebbe spaccio se non ci fosse chi fa uso di sostanze stupefacenti. E questo è il grosso problema della nostra città, che non è solo della nostra città, diciamo che questo stato di disagio dei cittadini, credo prevalentemente, ma non esclusivamente, di giovane età, sia una piaga sociale che affligge Arezzo, come affligge Firenze, come affligge Perugia, come affligge tante città di dimensioni come la nostra. Ne è controprova l'altro disagio che talora si riscontra, devo dire questo forse, questo in via di riduzione, e cioè l'eccesso del bere che soprattutto i più giovani hanno, per i più giovani intendo addirittura i minorenni. Non abbiamo notizie recenti di coma etilici nel fine settimana, questo vuol dire che forse in qualche modo un'educazione al bere sta progressivamente passando, ma è ancora un tema e un problema. E veniamo alle attività di questa nostra bellissima città, specialmente nell'ultimo fine settimana. Mi piace ricordarlo perché voi sapete che l'amministrazione comunale ha varato un programma che si chiama Arezzo non molla riparte, che ha avuto l'obiettivo di fornire ai nostri cittadini, sia alle famiglie che alle attività economiche, commerciali e ai pubblici esercizi, la possibilità di rifarsi rispetto alle perdite di risorse economiche che sono avvenuti per effetto del lockdown.
In questa ripartenza c'è entrato anche qualcosa che non ha a che fare direttamente con le attività produttive, ma che ha a che fare con le attività culturali. Cioè la città è ripartita anche per quello che riguarda l'offerta culturale. E da dove è ripartita? È ripartita dalla musica, è ripartita da quella declinazione artistica che più di altre ci caratterizzano in maniera univoca. Non è che gli affreschi di Piero della Francesca non contano, il Cristo del Cimabue non conta o Santa Maria delle Grazie non conta, è che quelle ci sono e ci accompagneranno per il resto dei nostri giorni, saranno l'obiettivo primario di accesso del nuovo turismo prevalentemente italiano che lentamente sta pervadendo la città, e poi ne faremo un commento proprio sul turismo. Ma quello che è interessante è che anche le attività legate a ciò che viene prodotto dal vivo sono ripartite, nel caso specifico la musica. Abbiamo avuto venerdì 19 il primo concerto in Toscana dal vivo, il primo, ad Arezzo, città della musica, città natale di Guido d'Arezzo. Mauro Valenti ha pensato di fare un concerto di jazz in Piazza San Domenico ed è stato un evento particolarmente gradito. L'incasso di questa manifestazione è stato devoluto al Calcit per il San Donato, e infatti era un po' un omaggio a tutti gli operatori della salute, quindi i medici, quindi gli infermieri, tutti gli operatori sanitari che in questi 3 mesi e mezzo hanno lavorato più di altri. Noi eravamo chiusi a casa, il sindaco ha continuato a lavorare, ma molti di noi erano chiusi a casa ad aspettare che passasse il maltempo, inteso come il sistema di contagi virali. Ma i medici no, i medici hanno lavorato più degli altri perché dovevano dare assistenza a tutti coloro che per effetto del coronavirus avevano bisogno di cure mediche. Quindi è stato un po' un riconoscimento. Allora, è stato un concerto molto bello, affascinante, in un luogo magico anche quello di Arezzo, che è Piazza San Domenico, opportunamente attrezzata, quindi con le seggiole distanziate 2 metri l'una dall'altra, sia in una direzione che nell'altra, quindi con la possibilità di ospitare soltanto 160 persone, ma in maniera appunto distanziata e tale da consentire a tutti una buona fruizione di quel tipo di spettacolo musicale. Poi ci sono state le manifestazioni legate alla coralità che il maestro Donati ha voluto regalare alla città, ha fatto una bella manifestazione dove io purtroppo non sono potuto andare, a Castelsecco sabato sera, ha ripetuto la cosa alla Pieve ieri pomeriggio e lì ci sono andato alle 17. Poi c'è stato un bellissimo evento di nuovo a San Domenico alle 19, c'è stata la premiazione dei ragazzini delle elementari e delle medie che hanno partecipato a quello che abbiamo chiamato Arezzo Youth Festival Contest. Vi ricordate, l'ho lanciato proprio da questa diretta Facebook che allora era anche lanciata da Teretturia quando facevo le dirette tutti i giorni, quando eravamo veramente nel periodo più cupo del virus, del contagio. In quel momento ci venne in mente, non a me, è venuto in mente a Marjorie Leden e a Giovanni Zanon, di interessare i ragazzi chiusi a casa con la curiosità di ascoltare la musica. Ovviamente il maestro Zanon, che è un violinista giovanissimo, ha 20 anni, ma è molto bravo, è noto internazionalmente, ha spiegato loro anche un po' come si ascolta un brano di musica e li ha stimolati a produrre disegni, temi, poesie, elaborati artistici anche di tipo video. E hanno partecipato 1100 ragazzi a sto lavoro, quindi ha avuto un grande successo. Non tutti hanno presentato gli elaborati. Gli elaborati presentati sono stati analizzati da una regia di cui facevo parte anche io, c'era anche il delegato Tiziano Nocentini del provveditore, c'era Giovanni Zanon ovviamente e c'era Luca Caneschi che è il direttore di Teletruria, tutto questo, soprattutto lui per la parte legata alla produzione cortometraggi. Ne è venuto fuori una vena artistica dei nostri ragazzi assolutamente insospettata, hanno fatto dei lavori bellissimi. E ieri abbiamo premiato i primi, secondi e terzi delle varie categorie in cui erano stati suddivisi per età ma anche per forma espressiva. È stata una bellissima manifestazione, anche questa in San Domenico, molto partecipata, dalla quale i ragazzi e le loro famiglie sono rimasti veramente molto molto contenti. Infine, ieri sera alle 21 c'è stato, sempre con il Calcit, una nuova manifestazione musicale alla Casa della Musica in Palazzo di Fraternita. Quindi Arezzo è ripartita. Ora cosa stiamo facendo? Stiamo organizzando eventi di piazza che pensiamo di fare, se riusciremo a stringere st'accordo benedetto, dico io, con la sovrintendenza archeologica,
che pensiamo di fare niente poco di meno che all'anfiteatro. L'anfiteatro, che è questo, perché l'anfiteatro? E tutto perché è bellissimo e di estate, ed estate si adatta benissimo a farci spettacoli, ma poi perché è grande e quindi ci consente di diciamo, accogliere un pubblico ben maggiore delle 160 unità che al massimo riescono a stare in Piazza San Domenico, però mantenendo quel distanziamento sociale che ci rende possibile stare tutti insieme, come io vi ricordo sempre alla fine di queste dirette, per evitare che il contagio si approfitti della nostra vicinanza. Vedo che siamo intorno alle 19, quindi io mi taccio e chiedo a Barbara Bianconi se ci sono domande da parte dei cittadini. Ricordo che questa non è una conferenza stampa, quindi le domande sono dedicate, io darò risposta alle domande che mi fanno i cittadini. Prego Barbara. Sì, eccoci qua, Sindaco. Chiedono alcuni cittadini via Messenger quale futuro per la Fiera Antiquaria, ovvero se, dove sarà l'edizione di luglio. Bella domanda. Allora, la Fiera Antiquaria, anzitutto diciamo che Arezzo è riuscita con un grandissimo sforzo a fare la prima fiera antiquaria o comunque fiera all'aperto in Italia dopo il lockdown. Quindi abbiamo già fatto un grande percorso, importantissimo percorso. Per poter mantenere il distanziamento sociale, per poter mantenere l'assenza di contagio, Sua Eccellenza il Prefetto aveva convocato prima della fiera di giugno un comitato ordine e sicurezza pubblico nel quale i soggetti deputati a prendere questo tipo di decisione, quindi in primis il prefetto ma anche il questore, che è poi il vero responsabile della sicurezza nella nostra città, nella nostra provincia, il questore, il comandante dei carabinieri, il comandante della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, insieme al sindaco, avevano discusso sulla possibilità di fare la fiera antiquaria nella storica sede del centro storico della città, ma per mantenere le distanze allungando i percorsi addirittura fino a Piazza San Jacopo, oppure alternativamente farlo al Prato. La decisione di quel comitato ordine e sicurezza pubblica fu di organizzare le quattro edizioni di giugno, luglio, agosto e settembre della Fiera Antiquaria al Prato. La prima edizione è stata quella di giugno, è stata un'edizione che ha avuto sicuramente successo. È stata frequentata, gli espositori li ho incontrati a più riprese e sono tutti rimasti contenti di questa ripartenza. Certo, è una ripartenza, non è la fiera del giugno dell'anno scorso, di 2 anni fa, o quelle che ricordiamo. Giugno ricordo che è una delle fiere più importanti dell'anno, perché è quella alla quale la gente va quando ancora non è un caldo stratosferico, prima di andare in ferie, e quindi è una di quelle che rendono meglio, tra virgolette. Certo, siamo con numeri diversi rispetto a quelli del passato, ma ricordiamoci che veniamo da 3 mesi e mezzo di chiusura completa. Bene, dopo questa edizione, gli antiquari e le associazioni di categoria mi hanno chiesto di intercedere presso il prefetto per cercare di riportare la fiera antiquaria nel centro storico. Non è che abbiano tutti i torti, nel senso che la fiera antiquaria è nata nel centro storico, è nata in Piazza Grande, è nata in Corso Italia, è nata in Piazza San Francesco, e quindi riportarla lì avrebbe il significato di fare in modo che la fiera si riappropri di spazi storicamente noti, visibili, e che la gente si ricordi. In realtà Sua Eccellenza il Prefetto ha ricordato a tutti noi, l'ha ricordato a me, mi ha chiesto di estendere questa richiesta, questa determinazione agli antiquari e alle associazioni di categoria, che in realtà la decisione presa allora era di stare al Prato per 4 edizioni, ma anche dopo la lettera che gli antiquari le avevano indirizzato, una riunione che non mi ha però visto presente, ma con le forze di polizia e con le forze dell'ordine, avevano determinato il convincimento che la fiera dell'antiquariato dovesse rimanere al Prato anche per edizioni di luglio, agosto e settembre. Da qui è nata una richiesta da parte credo che sia in questi giorni in programma una riunione alla quale sarò invitato anche io, nella quale discuteremo nuovamente con il prefetto, con il questore e con gli altri comandanti delle forze di polizia su quali siano i limiti e quali siano le opportunità possibili per riportare la fiera nella sua sede naturale. Qualunque cosa accada, mi permetto di dire però che comunque la fiera è viva. Abbiamo dato dimostrazione che la fiera è viva e vitale. Se dobbiamo soffrire ancora un mese, o forse più di un mese,
Per vederla al Prato, prima di vederla tornare da dove è venuta, credo che sia un sacrificio che dovremo comunque accettare. Faremo di tutto per evitarlo o comunque per far sì che questo sacrificio sia il più breve possibile. Ma ricordiamoci che abbiamo dimostrato che la fiera è viva, è apprezzata e i nostri visitatori sono venuti in numero sufficiente da consentire agli antiquari di fare dei buoni affari. Bene, ci sono poi un paio di domande, entrambe legate alla prossima riapertura delle scuole. Una prima è riguardo se il Comune si metterà d'accordo, troverà un accordo, si confronterà con il trasporto pubblico locale per risistemare appunto le corse, visto il limite previsto all'interno dei mezzi e quindi per ritornare verso scuola. E l'altra appunto sulla data delle elezioni, nel senso le elezioni ci saranno, quando ci saranno si chiudono e si riaprono le scuole. Allora, circa il contatto con il sistema di trasporto pubblico locale, è evidente che saranno fatti dei colloqui e saranno prese delle determinazioni che consentiranno comunque di raggiungere le scuole da parte degli studenti in maniera corretta, anche se in maniera un po' più faticosa di come era in passato, perché la capienza dei mezzi pubblici è fortemente ridotta per effetto delle misure anticontagio che devono ancora essere prese. Ora, dai primi di luglio cambierà qualcosa, sicuramente uscirà un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ci darà, io ritengo, delle nuove regole di vita e di contatto fra noi a partire dai primi giorni di luglio in poi. Quindi quale sarà il punto di caduta io oggi non lo so. Dico soltanto che sarà fatto tutto lo sforzo possibile, anche aumentando se necessario il numero di corse, per far sì che gli studenti possano arrivare alle loro sedi scolastiche in maniera compiuta e corretta. Circa la data delle elezioni, allora sembra definitivo il fatto che la data è il 20 di settembre. Tra l'altro sembra il 20 e il 21, quindi sembra che si sia tornati nel pieno medioevo, e quindi si voterà su due giorni anziché su un giorno solo, come ormai avevamo conquistato negli ultimi anni, ma sembra che questa sia la indicazione del Ministero. Questo pone un problema, la sovrapposizione con l'apertura delle scuole, soprattutto per quelle elezioni di tipo amministrativo che prevedono il doppio turno, per cui se uno dei due candidati non supera il 50% dei voti più uno al primo turno, dopo due settimane si deve ripresentare al voto insieme al candidato che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti. Questo comporta un impegno fino a ottobre inoltrato, e questo è il problema secondo me più grosso a cui vanno incontro le nostre scuole, perché è evidente che dovremo aprire, poi chiudere, poi riaprire e poi richiudere. Tutto questo si sarebbe potuto evitare con una scelta di una data anche solo di un paio di settimane precedente a quella che è stata presa, ma il nostro governo ha deciso di fare così. E passiamo ancora a una domanda, lei mi passa su Messenger, ci sono anche delle specifiche adesso nella diretta qui di Facebook, ha parlato della possibilità, se ci saranno le condizioni, per la giostra di settembre. Quindi in questo caso, se a settembre si ponessero queste condizioni, si può immaginare anche un recupero di quella di giugno e di conseguenza anche una pianificazione di tutte le iniziative dell'autunno, dalla Fiera del Mestolo ai vari spettacoli o intrattenimenti tipici dell'autunno della nostra città? Beh, allora, io dico sinceramente ci si può pensare. Io non ho chiuso la porta, ho detto che l'edizione di giugno è stata annullata, l'edizione di settembre è ancora possibile, prenderemo una decisione non oltre, se possibile, il 10 di luglio. Dico se è possibile perché ci sono dei fatti collaterali che potrebbero indurci a prenderci qualche giorno in più. Spero di no, ma comunque la possibilità, non solo astrattamente, a mio modesto avviso, c'è. Si tratta di vedere come si comporterà il governo, che regole ci detterà. Qualcuno mi ha fatto notare che è in forte subbuglio, in forte ripensamento tutto quello che è il sistema di lockdown del calcio. Pare che si stia ridiscutendo della riapertura delle manifestazioni sportive di tipo calcistico. Allora io dico che se qualche cosa, e in che modo non lo so, verrà riaperto per il calcio, beh, insomma, allora forse è possibile farlo anche per il Saracino, perché che le tribune vengano poste in maniera tale che le persone vengano distanziate,
i posti in piedi vengano, secondo me, vi prefiguro quella che è la mia idea, ma diciamo che ha un minimo di fondamento, credo. I posti in piedi andranno annullati perché non sarà possibile mantenere la distanza nei posti in piedi. Forse sarà possibile provvedere in maniera diversa, comunque rendere fruibili quelle due aree. Se le regole saranno poste correttamente anche per i figuranti in piazza, secondo me, se le cose cambiano in un certo modo, e lo sapremo nelle prossime settimane, la possibilità di fare il Saracino a settembre è concreta. Se sarà possibile fare quella, forse potremo proporre anche ai rettori di fare un recupero nelle settimane successive della edizione di giugno che non abbiamo disputato. Vediamo, qui la situazione è fluida, tutti i momenti parte un treno e quindi vediamo che cosa accade e prenderemo comunque una decisione responsabile che non penalizzi alcuno, ma che, fatemelo dire, dia alla nostra manifestazione storica e rievocativa più importante, la Giostra del Saracino, il giusto valore. Un'ultima domanda, passiamo Sindaco, lei ha ricordato l'evento di domenica delle premiazioni dello Youth Festival Contest, chiedono, c'è una domanda passata adesso su Messenger, se si realizzerà anche la promessa mostra dei disegni dei bambini del Covid. Certo che sì, la stiamo organizzando. È che i disegni sono talmente tanti che ci stanno ponendo dei problemi proprio di tipo organizzativo. Ma state tranquilli che faremo anche quella, così come promessa mia, ma soprattutto di Alessandro Fumagalli, delle Grafiche Badiali, di fare il catalogo. Lui sta lavorando a comporre questo bel catalogo che sarà a disposizione per tutti coloro che verranno a visitare la mostra. Direi fino a esaurimento, poi vedremo come gestire la cosa. Comunque stiamo lavorando, certamente che sì, era una promessa che avevo fatto e sapete che il vostro sindaco, se promette, mantiene. Mi pare di aver capito che non ci sono altre domande. Se non ci sono altre domande, a questo punto io vi saluto con la solita, perché non siamo ancora fuori, ragazzi, con la solita raccomandazione. Rimaniamo lontani, rimaniamo separati, ma rimaniamo vicini col cuore e col cervello e state sicuri che ce la faremo.